io comincio da lei, da quello che abbiamo ascoltato ieri tra Camera e Senato di un Premier sotto attacco. La Lega, se non sbaglio, oggi presenta un piano? Sì, ma noi con umiltà e concretezza presentiamo un piano che inizi a dare delle risposte. E noi qui abbiamo un'emergenza assoluta, dopo quella sanitaria che pare essere, con tutte le difficoltà del caso, sulla via di una soluzione, e l'emergenza economica invece è tutta qua da risolvere, affrontare, e su questo c'è caos totale, non ci sono indicazioni. E su questa famosa fase 2, mentre da un lato c'è una sorta di liberi tutti, puoi andare dai congiunti, non si capisce bene chi sono, puoi trovare gli amici, puoi trovare i parenti fino al millesimo grado, però non puoi andare a lavorare. Però intanto perdiamo 10 miliardi di PIL alla settimana. Per dare un ordine di grandezza, il cosiddetto decreto Cura Italia, quello che doveva dare una soluzione a tanti problemi, ne vale 20. Quindi in 2 settimane ci siamo bruciati il cosiddetto Cura Italia, ma siamo fermi ormai da 2 mesi. Se va avanti così, altro che andrà tutto bene, abbiamo scatafascio. Però Garavaglia, da lunedì 4 milioni e mezzo di persone tornano al lavoro. Appunto. Però abbiamo perso tempo e non è ancora chiaro bene come questa gente va a lavorare. Lunedì è qui. E noi da una vita diciamo di organizzarsi per tempi, ma non è mica ben chiaro come funzioneranno i mezzi pubblici. Non è mica ben chiaro se tutte le piccole e medie imprese hanno i presidi, perché le famose mascherine finalmente adesso arrivano, ma da qui a lunedì vediamo se arrivano a tutti gli operai, a tutti gli impiegati, a tutte le piccole e medie imprese che riaprono, per non parlare dei termoscanni. Insomma, c'è stata parecchia confusione e disorganizzazione.